L'alluvione che ha colpito il Foggiano, vi raccontiamo la storia di Agim che a Rignano Garganico ha salvato un uomo che stava per essere travolto dalla furia dell'acqua. È un video quei terribili minuti. Gianvito Cafaro. La sua auto ormai è sommersa. Un uomo si aggrappa ad una recinzione per non farsi trascinare dall'acqua. È lì da molto tempo, impietrito. Agim vede tutto, lo raggiunge a nuoto. Il torto giubbino l'ho dato a lui. Dopodiché sono venuti di nuovo con il trattore e mi hanno portato la corda. L'ho legato sotto le scele e l'abbiamo tirato. Nel 98 è arrivato in Puglia dall'Albania con un gommone. Agim oggi fa l'operaio agricolo a Rignano Garganico, epicentro di un nubifragio che ha flagellato la provincia di Foggia. Ha una mano malconcia nel tentativo di liberare l'uomo. Che teneva il pantalone ingastrato vicino alla recinto perché era tutta l'acqua sporca e non si vedeva niente. Ha salvato una vita umana nel giorno in cui il nubifragio non ha avuto pietà per le coltivazioni, le serre. Tutti si congratulano con lui. Non ci ha dato tempo, si è tuffato nell'acqua appena ha visto la persona in difficoltà. Ha voluto solo la corda da noi, niente più. Ma per Agim quelle bracciate nell'acqua mista a fango sono state puro istinto. Salvare le vite umane serve sempre fare queste cose. Sono contento per me e per i miei figli di più. Devono prendere esempio dal padre, una buona educazione. Per me è stata una storia bella che ha salvato una vita umana e basta. Clima, allarme della